La Solsonica al centro di un incontro convocato per martedì 9 settembre al Ministero per lo Sviluppo Economico. La delicata situazione dell'industria ariatina riparte dunque dall'azienda del fotovoltaico. Spero sia un incontro che parli finalmente di cose concrete e non siano le solite chiacchiere, commenta Giuseppe Ricci della CISL. Tante volte si è rimandato, mi auguro che il tempo perso sia valso alla ricerca di validi argomenti per risolvere un'instabilità che dura ormai da troppo tempo. Parola d'ordine dunque concretezza, ma anche impegno, lo stesso che più volte è stato richiesto alla politica, senza ottenere purtroppo risultati soddisfacenti. Quando vuole la politica può fare, precisa lapidario Ricci. Più volte abbiamo portato l'esempio dell'intervento diretto di Enel Energia, che ha rilevato un'azienda di Catania, fotocopia della Solsonica, attraverso delle commesse. Perché non un intervento in questo senso anche per l'industria ariatina? Il problema è che gli altri territori fanno i fatti e risolvono le vertenze. Da noi invece solo chiacchiere e la situazione dunque precipita, come nel caso di Solsonica, che ha tutte le carte per ambire ad una risoluzione simile a quella di Catania, diversamente si rischia di crollare. I sindacati dunque chiedono la presenza nel territorio di un partner industriale non esclusivamente finanziario, che riesca a risollevare le sorti di una provincia sempre più agonizzante.